ti ho visto in abiti migliori. Hai deciso di vendere il lodge? Te lo avrei detto. Quando? Una volta venduto, avevamo promesso di dirci tutto. Sky, mi dispiace, abbiamo avuto un'offerta. La casa della mamma! È cresciuta qui e io voglio viverci. So che cosa significa il lodge per te e cosa significava per tua madre, ma lei vorrebbe la cosa migliore per te e le cose non sono state facili. Senti, non mi interessa di questo. Devo pensare al tuo futuro. Ma questo posto è il mio futuro. Può funzionare. Siamo realistici. Andiamo, riusciamo a malapena a gestire il lodge. Per favore, lasciatemi in pace! Perché state riprendendo lei? Non possiamo vendere il lodge. Questa è la mia migliore amica, Kaylee. Lei è una cantante barra autrice di canzoni, non una professionista, ovviamente. E ora parliamo ancora di me. Danielle desidera questo da sempre. Credo che si senta minacciata da te. Beh, combinata così, certo, una diva della TV. Ricominciamo. Mi chiamo Kaylee. Sky. Ben ci ha detto che tu non sapevi nulla, ma non ci sono scuse per il nostro comportamento. È tutto a posto, davvero. Quindi sei una cantante, giusto? Sì. Ti sei mai esibita per gli ospiti? Se si considera il ballo del giovedì. Ehi, stiamo andando al lago. C'è una specie di festa di addio per il lodge. Perché non vieni? Grazie. Ciao, ragazzi! Ehi, e là, ciao! Amico, era una festa privata. Non esiste festa privata ora che Danielle è una star del reality. Allora, conoscete Sean? Quello è il suo migliore amico, Ben. E Noah è un DJ. Missa basi musicali nella sua stanza. Quella chi è? Pensa alla tua Kaylee. Andiamo, ancora questa storia. Dovresti fare un passo avanti con lei. Con lei chi? Giochiamo! No! Un bacio a tutti i miei fan! Oh, presa per un soffio! No! A chi tocca il servizio? Non avrei neanche dovuto giocare. Lo penso anch'io. Mi dispiace per prima, non volevo rovinare il tuo show, o come si chiama. Tranquilla, Danielle non dovrebbe farne parte. Ci sei solo perché tua madre conosce qualcuno. Sean! Ehi, siate più carini con la mia ragazza. Scusate, Sky, Sean ti ha detto che è suo padre che comprerà il lodge. Che cosa? Ehi, se per te è importante, impedisci a tuo padre di venderlo. Già, come se mi desse ascolto. Mi vede ancora come la sua bambina. Tuo nonno dice che tua madre l'aveva destinato a te da grande. E allora? E allora, se adesso tu fossi grande, che cosa faresti? Lotterei per tenerlo. Grazie. Catturiamo il momento, fa un bel sorriso. The Lodge, a Disney Channel.